quando sono io in amministrazione, da quando c'era la nostra amministrazione, abbiamo così iniziato quest'usanza di fare una conferenza stampa a fine anno. Perché la conferenza stampa? Per così ricordare a grandi linee le cose fatte durante l'anno, ma in modo particolare per così rendervi edotti di quelle che sono le intenzioni, i presupposti e le cose che l'amministrazione comunale farà nel 2018. Naturalmente, ecco, è arrivato nel frattempo un assessore, il nostro giunto, vieni qua Francesco. Allora, come ben sapete, il nostro obiettivo fin da quando abbiamo nel 2014 iniziato a lavorare per la città di Rivarolo è quello di far sì che la città di Rivarolo al termine del nostro mandato si ritrovi in condizioni generali migliori di quella che noi abbiamo trovato dopo il commissariamento nel 2014. E questo è l'obiettivo che ci siamo dato e questo è l'obiettivo che stiamo pian piano raggiungendo. Siamo naturalmente grati a tutti i cittadini di Rivarolo che con critiche costruttive ci dicono le cose che magari in modo non perfetto noi abbiamo fatto oppure dove noi stiamo sbagliando. Quindi ringraziamo là dove ci sono le critiche costruttive, come ringraziamo i consiglieri di minoranza quando le critiche sono costruttive. Ci dispiace, e lo devo sottolineare, che spesso le critiche che vengono dai gruppi di minoranza sono esclusivamente per fini propagandistici. Ringrazio i componenti della giunta, della mia giunta, che lavorano in modo, posso dirlo, proprio a pancia a terra per risolvere i tanti problemi dell'amministrazione di Rivarolo. Ringrazio il Presidente del Consiglio che per motivi di lavoro non è potuto essere presente adesso perché avremo già il Consiglio, come ben sapete, questa sera. Ringrazio tutti i consiglieri comunali per l'impegno profuso, sia di minoranza che di maggioranza. Ringrazio il Segretario Generale, i capi settore del nostro Comune e tutti i dipendenti comunali che hanno lavorato in questo difficile, complicato, impegnativo, ma che ha dato anche dei buoni risultati nel 2017 e che continueranno con lo stesso impegno a lavorare nel 2018. Possiamo considerare questo anno che sta per concludersi, il 2017, come l'anno della stabilizzazione, in cui abbiamo sistemato i conti, abbiamo consolidato le scelte strategiche della nostra amministrazione e abbiamo preparato le condizioni perché il 2018 sia un anno di crescita importante e di ripresa economica anche per la città. Come avrete avuto modo di leggere in qualche comunicato stampa, ma sicuramente nei siti del MEF, il Comune di Rivarolo è un cosiddetto comune virtuoso, è stato inserito nella top 500 su 22.841 enti accreditati, classificandosi esattamente al 162esimo posto, secondo comune solamente piemontese e secondo comune dopo Biella. Per il secondo anno consecutivo, dopo quasi 20 anni in cui l'approvazione del bilancio avveniva solo ad anno inoltrato, andiamo anche quest'anno, lo faremo questa sera, ad approvare il bilancio di previsione del DUP triennale entro la fine dell'anno. Un risultato non da poco che abbiamo raggiunto grazie al lavoro dell'assessorato al bilancio, grazie al lavoro degli uffici e dell'ufficio finanziario del nostro comune. Come nel 2017, anche per il prossimo anno, nel 2018, lo vedrete questa sera, nel bilancio non andiamo ad aumentare nessuna aliquota, ma con l'approvazione del bilancio di questa sera riusciamo a fare ciò che l'anno scorso avevamo promesso proprio in sede di bilancio di previsione. Andiamo a ridurre, o meglio,
andiamo ad azzerare l'addizionale, per la prima volta arriverò, l'addizionale comunale IRPEF per le fasce più deboli della popolazione. Ovvero sia andiamo a non far pagare, quindi a portare a zero, l'addizionale comunale IRPEF per chi avrà un reddito da zero a 10.000 euro. Io penso che questo sia un buon risultato, naturalmente dovuto al miglioramento della situazione economica e dei conti del nostro comune, grazie al lavoro fatto dal nostro assessorato al bilancio, grazie al fatto che abbiamo cercato di recuperare tutte le risorse per fare quello che ci eravamo impegnato per cercare di andare a dare un aiuto, un piccolo ma significativo e importante aiuto a le classi, diciamo coloro che sono tante che lavoro, hanno dei redditi più bassi e sono magari in condizioni, non dico di disagio, ma di difficoltà a pagare questo. Quindi sicuramente un bel segnale, noi ci riproponiamo per il prossimo anno, eventualmente, se naturalmente le finanze lo consentiranno ancora, di migliorare, di magari estendere ulteriormente questa fascia di esenti, o comunque di ridurre l'aliquota addizionale alle altre fasce. Comunque sicuramente è un bel segnale questa riduzione, di aver portato a zero l'addizionale IRPEF per le fasce da 0 a 10.000 euro di reddito. Questo va nell'ottica delle politiche sociali che il Comune di Rivarolo, e devo dire questo non solo alla mia amministrazione, le amministrazioni che ci hanno preceduto hanno sempre avuto un'attenzione particolare alle politiche sociali, noi continuiamo in questa linea garantendo le fasce più deboli della popolazione. In modo particolare abbiamo continuato a dare il sostegno abitativo, continuiamo a dare il Comune Rivarolo e il Comune Capofila per quanto riguarda le domande di contributo all'allocazione. Siamo l'unico comune del Canavesano che rimborsa alle persone meno abbienti il ticket sanitario. Riusciamo a dare, anche grazie alla collaborazione con il CIS38, risposte alle tante situazioni di disagio che man mano nel corso dell'anno ci vengono segnalate. Sempre in questa direzione del sostegno alle categorie più in difficoltà, abbiamo trasformato quello che è un servizio dei non vigili, continueremo a farlo anche nel 2018, dandole, come ben sapete, una valenza sociale. Un cosiddetto progetto di restituzione sociale. L'amministrazione investe molto sul bilancio del sociale, anche la mia totale indennità di carica e una parte di indennità di carica degli assessori sarà anche nel 2018 inserita nel capitolo del sociale. Devo ringraziare le molte associazioni di volontariato che si dedicano alle persone, agli altri, però i più deboli, a coloro che hanno bisogno, e la mia amministrazione sicuramente sarà sempre al suo fianco perché è un obiettivo comune. Abbiamo rinnovato recentemente con la Prefettura di Torino la convenzione tra la Prefettura di Torino e con l'Associazione Isola di Aria, che è l'associazione che gestisce a Rivarolo i ragazzi richiedenti asilo. Abbiamo rinnovato, dicevo, la convenzione per fare in modo che questi ragazzi vengano utilizzati, utilizzati in brutto termine, collaborino in azione di volontariato finalizzate all'integrazione sociale, come ben tutti sapete. Per quanto riguarda le politiche sanitarie, anche se non è una priorità dell'amministrazione, perché naturalmente è l'azienda sanitaria che si occupa di politiche sanitarie, ma noi abbiamo voluto e continueremo anche nel 2018 con il rinnovo della convenzione con l'Astorino 4 e con la Croce Rossa Italiana, quel servizio che favorisce, diciamo così, le popolazioni più distanti, i cittadini che abitano più distanti dal centro città, ovvero sia il servizio di prelievi ematici per un mezzo mobile della Croce Rossa. Intanto salutiamo anche l'assessore Claudio Leone, buongiorno, abbiamo completato la giunta al completo.
Dicevo, questo servizio che nelle frazioni più popolose di Pesignano e di Argentera va a fare coloro che hanno difficoltà a spostarsi e venire nel capoluogo. Il servizio è partito bene fin da subito nel 2015 in frazione Argentera, un po' in sordina a Pesignano non era tantissimo utilizzato, invece i dati del 2017 mi dicono che anche i stranieri di Pesignano hanno cominciato ad apprezzare e utilizzare questo servizio, quindi i numeri sono nettamente aumentati degli utilizzatori. Abbiamo messo in atto l'anno scorso e abbiamo, diciamo così, rinnovato, ma incrementandolo, quel cosiddetto campus del cammino che è partito grazie alla collaborazione con il Torino 4, che quest'anno si è incrementato con un gruppo del cammino che, oltre all'attività che si fa il martedì al Castello Malgrado, nel Parco del Castello, abbiamo raggiunto un'attività che va a raccogliere, richiama un numero sempre più numeroso di adepti. È cominciato con la partecipazione di 30-40 persone, ora mi dicono che negli ultime settimane sono arrivate a 100 persone, perché è più difficile riuscire a fare un unico percorso tutti insieme, dove i nostri concittadini si ritrovano in frazione Obiano, quindi diamo anche un attimino un'attenzione anche in questo caso alle frazioni, si ritrovano in frazione Obiano con questo percorso in mezzo alla campagna, dove oltre ad una valenza di tipo preventivo alla salute, perché da Torino 4 ha formato, e noi solamente nel nostro comune abbiamo formato 4 persone che fungono da working leader, ossia coloro che aiutano e predispongono questo percorso e insegnano la camminata fatta con un certo metodo. Dicevo, oltre alla valenza di tipo sanitario, ha anche una valenza di aggregazione e sociale che riteniamo molto, molto importante. Sono stato in una delle ultime sedute con alcuni di questi, alla partenza, una volta alla partenza, una volta all'arrivo di queste persone che camminano, ho visto un grandissimo entusiasmo, persone che prima non si conoscevano, che oggi grazie a questa camminata, oltre a stare insieme, riescono veramente a fare azione di aggregazione e di prevenzione della salute. Per quanto riguarda, andando più nel dettaglio sulle opere che l'amministrazione a cui sta lavorando, un progetto che naturalmente non si esaurisce in un anno di lavoro, ma che è partito già più di un anno fa e che continuerà anche nel 2018, parliamo del nuovo piano regolatore. Nuovo piano regolatore, la variante generale del nuovo piano regolatore, che è una peculiarità della nostra amministrazione. Come voi sapete, ha avuto la prima approvazione della proposta tecnica alla variante generale il 4 di settembre in Consiglio Comunale. Ora segue il suo iter. Il 25 ottobre scorso c'è stato il primo incontro di copianificazione in Regione Piemonte, dove tutti i portatori di interessi si sono ritrovati e hanno ascoltato e sentito, diciamo, la nostra proposta. Naturalmente non sono state fatte delle valutazioni in quella sede, ma è stato ridato come iter previsto una nuova data, che sarà il 13 gennaio, dove ci si ritroverà tutti i portatori di interesse, ci si ritroverà con la città metropolitana e con la regione Piemonte e verranno fatte le prime valutazioni al nostro progetto. Devo dire che le prime interpretazioni che possiamo aver così sentito e avuto in modo particolare dalla regione sono sicuramente di tipo positivo, anche perché il nostro piano regolatore è stato, la nostra variante generale è una variante che ha avuto un percorso molto lungo, un percorso partecipativo e che ha così coinvolto enti, associazioni, prima di arrivare a questa prima definizione di percorso generale. Una delle
delle cose che non sono state ancora naturalmente prese in considerazione dalla Regione Piemonte, dalla città metropolitana, perché è presto e naturalmente probabilmente verranno prese in considerazione dopo la seduta del 13 di gennaio, o testualmente la seduta, è quella che tanto così dibattuta della circonvallazione che secondo qualcuno il comune vorrebbe far sì che non ci sia più una circonvallazione per il lavoro. Non è così, il comune naturalmente deve rispettare quelle che sono le regole e le leggi imposte dagli enti superiori. Il tracciato di quella vecchia circonvallazione che era segnato nelle carte, che poi erano solo le carte comunali, perché nelle carte della città metropolitana e nelle carte regionali non è tracciato, quel tracciato lì è un tracciato che passa in zona in cui oggi non è possibile far passare una strada di tali dimensioni, perché è nella fascia di rispetto fluviale del torrente Orto. Senza contare che per poter realizzare quella che poteva essere quella circonvallazione, il comune non ha le risorse per poterla fare, ammesso che questa fosse fattibile, e non solo, non possiamo in questo momento, non penso che nessun ente possa essere coinvolto per finanziare un progetto di questi termini che ha che non rispetta quelle che sono le regole stabilite. Il comune di Rivarolo però sicuramente sta valutando, anzi ha valutato una alternativa importante, che non è semplicemente un'alternativa di far deviare il traffico in altre vie collaterali, ma quella di creare una circonvallazione laddove ci sono le condizioni per farlo, quindi sfruttando quelle che sono, se poi qualcuno di voi dopo avrà magari il termine della conferenza, vorrà chiedere, vorrà sapere meglio quali sono le nostre linee guida, in questo termine ci sarà l'architetto Diemos che magari ve lo può spiegare meglio. Sicuramente abbiamo l'intenzione di far sì che il traffico centrale di Rivarolo, il traffico pesante, in modo particolare che sono deviato, ma il traffico che gravita sulla città abbia delle linee di flusso positive e che questo tipo di intervento si possa realizzare e si possa realizzare anche in tempi brevi e con costi accettabili. Abbiamo parlato, forse i giornalisti non erano presenti, ma ne abbiamo parlato in un'apposita conferenza, in un'apposita sessione di commissione territoriale, di urbanistica, di progetto di fattibilità della vecchia scuola elementare. Noi abbiamo apportato, evidenziato, è venuto l'estensore del progetto di fattibilità, il professor Prizzon, a spiegare le quattro proposte che lui, su indicazione dell'amministrazione comunale, lui, il suo studio, hanno così diciamo redatto. Delle quattro proposte, naturalmente era nostra intenzione, avevamo già detto in tempi precedenti che era nostra intenzione quella di riuscire a realizzare quello che il Comune di Rivarolo non ha mai avuto, anche se ufficiosamente qualcuno diceva che fosse di proprietà di Rivarolo, ovvero sia un teatro. È chiaro, evidente, che il teatro di Rivarolo è stato utilizzato spacciandolo come teatro comunale, ma il teatro di Rivarolo non è mai stato di proprietà del comune, perché voi sapete che era inserito in un leasing, e il leasing si diventa proprietario di un immobile o di una cosa mobile al termine al riscatto del leasing. Voi sapete che questo leasing non è mai stato riscattato, perché non sono state pagate le rate di leasing, e la questione Rivarolo Futura, un weekend di cui parlerò brevemente dopo, è sicuramente una delle cose che più ci penalizzano e che non ci permettono oggi di avere un teatro. Ecco, quindi la nostra intenzione, tornando a bomba, la nostra intenzione è quella di avere un teatro eventualmente in Pugeo per non utilizzare tanto spazio. Abbiamo analizzato tutte le proposte fatte dal piano di fattibilità. Per poter realizzare un teatro in Pugeo avremmo dovuto cedere una buona parte di area edificabile ad un terzo soggetto che avesse la possibilità di realizzare e contestualmente cedere al comune il teatro, perché i costi sarebbero stati assai elevati.
Questo dopo un'attenta valutazione, perché abbiamo messo del tempo prima di fare la nostra scelta, dopo attenta valutazione ci siamo resi conto che non è possibile in questo momento per l'amministrazione fare un'operazione di questo genere, pertanto abbiamo scelto la proposta numero 4 del proposta di fattività, che è molto semplice, ma che comunque ci lascia eventualmente aperta la porta in futuro di realizzare quel teatro ipogeo che era la nostra intenzione, ovvero sia faremo e speriamo di partire, anzi partiremo con l'iter già subito all'inizio dell'anno, ovvero sia uno svuotamento totale di quell'area, faremo uno spazio cosiddetto di aggregazione dove tornerà ad essere fruibile quell'area di vicino. Naturalmente questo spazio non sarà banalmente un parcheggio, perché è questo che non vogliamo, ma sarà la continuazione di un viale alberato che dal centro di Rivarola raggiungerà la zona San Francesco, la zona della chiesa di San Francesco, la zona di Via Fabria. Sarà un parco urbano dove ci sarà della parte verde, ci saranno dei giardini pubblici, ci sarà un modo di un'apertura per cui la gente possa riutilizzare quest'area. Se riusciremo nel progetto, adesso faremo naturalmente, daremo un concorso di idee da fare per dei professionisti perché ci diano un'idea di realizzazione, sempre seguendo questo nostro schema, quindi ripulitura dell'area, di svuotamento urbano e piazza, un luogo di aggregazione. Se riusciremo a inserirlo, magari faremo un anfiteatro all'aperto da utilizzare per le varie manifestazioni nei periodi in cui si può naturalmente fare aggregazione, fare manifestazioni all'aperto. Quindi questa scelta dell'amministrazione, che sicuramente avrà uno sbocco se non definitivo, sicuramente il primo iter importante avverrà proprio nei prossimi mesi, all'inizio del 2018. È scelta della nostra amministrazione quella di promuovere il territorio, come è scelta dell'amministrazione quella di ricordare le persone che hanno lasciato un segno profondo del loro passaggio in città. L'avete visto nell'anno scorso, l'anno prima ancora, dove abbiamo intitolato delle vie, delle piazze, dei luoghi a personaggi che hanno fatto la storia di Rivarola. Naturalmente continueremo a farlo anche nel prossimo anno. Per quanto riguarda la situazione dei lavori pubblici, nel corso dell'anno, come avrete visto, sono state asfaltate molte strade, specialmente nelle zone periferiche della città, nelle nostre frazioni. Il prossimo anno metteremo a disposizione nel bilancio che andremo a provare questa sera una cifra sostanziosa, molto, molto elevata, per continuare la realizzazione di ciò che abbiamo iniziato a fare. Quest'anno avete visto che abbiamo portato gli asfalti, abbiamo fatto alcuni dossi là dove i cittadini ci chiedevano in modo particolare, perché il traffico elevato creava delle difficoltà e dei rischi, dei pericoli immediati, e quindi siamo intervenuti con dei dossi in alcune strade. Il prossimo anno continueremo con questa operazione, con un progetto a più ampio respiro, con la possibilità di realizzare delle piste ciclabili. E la cosa importante che andremo a fare, che ce lo chiedono tantissimi cittadini, in modo particolare cittadini che hanno delle disabilità, per cui faticano ad attraversare le strade là dove ci sono le strisce pedonali in prossimità dei dossi, perché sono state fatte, naturalmente non sono una norma, oltre a non essere una norma, sono veramente molto, molto difficoltose da transitare nei momenti specialmente in cui la strada è viscida. Quindi andremo ad eliminare, in questo progetto ampio, andremo ad eliminare gli attraversi pedonali, quelli fatti col pavé, e andremo a fare semplicemente un attraversamento a raso con le strisce pedonali, in modo che sia più facile l'attraversamento, specialmente per le persone che hanno delle disabilità. Stanno continuando i lavori nel nostro cimitero, con un cronoprogramma che ha avuto un piccolo rallentamento alcuni mesi fa, adesso stanno lavorando, i lavori sono già avanzati, quindi pensiamo entro l'anno di chiudere il nuovo cimitero. Mentre tra pochissimi giorni, penso all'inizio dell'anno,
inizieranno i restauri attesi da tantissimi anni per della facciata, dove bisogna veramente di un restyling importante. Abbiamo stanziato una cifra considerevole, dicevo, la facciata dell'asilo Maurizio Farina. Stanno per partire i lavori. Mentre sono partiti a settembre i lavori della scuola media, con uno stanziamento degli anni scorsi di 700.000 euro che servono per rimettere, risistemare, mettere a norma antincendio la scuola media, che ormai, come ben sapete, è assai obsoleta. Abbiamo anche quest'anno ridato una sistemazione, un incremento a quella che era la nuova scuola Gibellini Vallauri, che aveva ancora delle opere da completare. Abbiamo completato queste opere, abbiamo sistemato i due giardini, sia quello prospiciente alla scuola elementare, cioè quello che si affaccia anche alla scuola media, e nei prossimi mesi, prima naturalmente dell'arrivo della primavera, andremo anche a mettere a dimora alcune piante di alto fusto, di modo che sia garantita anche l'ombra oltre che al verde, oltre che il verde. Come già quest'anno avrete visto che abbiamo inserito una parte di nuovo arredo urbano. Anche nel 2018 continueremo in questa linea, pian piano inserendo nuove panchine e andando a sostituire quell'arredo urbano ormai obsoleto, naturalmente con particolare attenzione ai nostri parchi pubblici, come naturalmente in primis il parco del Castello Borgato. Per quanto riguarda la videosorveglianza cittadina, quest'anno abbiamo avuto un importante rinnovo di vecchie telecamere che non funzionavano più. Abbiamo modificato l'impianto incrementandolo e facendo in modo che ci sia un segnale più netto, più evidente, più facilmente distinguibile là dove ci sono i monitor, che sono quindi nella sede della Polizia Municipale, andando a spostare l'antenna, sistemando un'antenna nuova nel tetto, grazie alla collaborazione, ringrazio il nostro parroco Don Raffaele, che ci ha permesso di sistemare l'antenna della videosorveglianza sulla chiesa, sul campanile della chiesa di San Rocco, in piazza San Rocco. Continua la proficua collaborazione con la caserma dei carabinieri, un continuo interloquire con i carabinieri, tant'è che non solo con i carabinieri di Verolo, ma anche con la capitaneria di Ivrea, con il capitano Guerra. I dati ci dicono che, al di là di qualche, naturalmente, per carità, non possiamo dire che non ci sono più furti, non c'è più delinquenza di Verolo, ormai purtroppo non è così, però sicuramente i dati ci dicono che in confronto agli anni precedenti o c'è una riduzione, comunque non c'è un aumento di atti criminali. Devo ammettere che ho in modo spiacevole letto su qualche organo di informazione dei dati non veritieri, naturalmente non dovuti all'organo di informazione, ma dovuti a chi ha dato, a chi ha fatto l'intervista e riportato dei dati non privi di fondamento. Dopo attenta verifica ci siamo resi conto che quei dati, quelle notizie non erano, corrispondevano alla realtà dei fatti e alle denunce fatte alla caserma dei carabinieri. Quindi sicuramente sono stati fatti, questa intervista, questa denuncia è stata fatta sicuramente con motivi sicuramente più di tipo propagandistico. Abbiamo una buona collaborazione anche col prefetto di Torino, il dottor Renato Saccone, che oltre naturalmente ad interagire per quanto riguarda i ragazzi profughi e richiedenti asilo, il prefetto è attento per quanto concerne tutta l'attività della nostra amministrazione. Per quanto riguarda le attività di tipo culturale, la nostra amministrazione è attenta, in modo particolare, oltre agli eventi culturali, ma in modo particolare a quella che è l'istruzione dei nostri giovani, al futuro e all'evoluzione dei
giovani della nostra città. Abbiamo, proprio per partire dai giovanissimi, ossia dei bambini dell'asilo, abbiamo continuato a credere nel nostro asilo nido, tant'è che al di là di voci che qualcuno diceva che l'amministrazione non aveva interesse all'asilo nido, non è così. Là dove alcune persone, una persona in modo particolare è andata in pensione, l'abbiamo sostituita con una pari di livello. Là dove una persona ha chiesto la mobilità e si è trasferita in un altro settore della nostra amministrazione, l'abbiamo sostituita con un pari livello. E quindi il nostro asilo nido continua a essere un, diciamo, fiore all'occhiello della città di Livorno. Continua e procede molto bene il Consiglio Comunale dei Ragazzi, quindi oggi abbiamo qua il nuovo sindaco Pietro Gallo, ma sono ormai il quarto sindaco della nostra amministrazione, quindi mi piace ricordare che prima di lui ci sono stato il primo sindaco Sofia Erras, poi Gianpiero Piscitello e poi Francesca Emoto. Per una scuola sempre più interculturale, plurale e interetnica abbiamo istituito i corsi di alfabetizzazione a cui partecipano numerosi cittadini extracomunitari ma anche tanti cittadini italiani. Dal mese di settembre sono iniziati i corsi del CIPIA, che è il centro di istruzione per adulti. Abbiamo recentemente, dico abbiamo perché la sento una vittoria della città, ma non solo, anche una vittoria del territorio, grazie all'impegno costante, e lo ringrazio, del professor Focilla dell'Istituto Aldo Moro di Livorno, siamo riusciti, dopo un diniego iniziale della città metropolitana, avvenuto allo stesso modo dell'anno scorso, a far capire le ragioni della bontà del progetto e a portare la sezione di liceo linguistico presso la nostra scuola di istruzione superiore Aldo Moro di Livorno. Dicevo una vittoria di territorio perché tutti i sindaci del territorio si sono impegnati, si sono battuti assieme all'amministrazione comunale, assieme a un'associazione che ha raccolto 3.000 firme di cittadini, insieme naturalmente alla dirigenza scolastica, ci siamo impegnati, abbiamo fatto capire la volontà del progetto e l'aver portato dal prossimo anno, dal 2018-2019, una scuola di indirizzo umanistico a Livorno è sicuramente una notizia importante, perché non c'è mai stata, al di là di una scuola di tipo privato, ma non c'è mai stata nei 46 comuni della tosta omogenea canavese occidentale, non c'è mai stato un indirizzo di natura umanistica, quindi sicuramente è un bel risultato e tra questo risultato non posso che ringraziare tutti coloro che si sono impegnati per ottenerlo. Il nostro rinnovato assessorato alla cultura quest'anno ha lavorato tanto e lavorerà tanto penso anche l'anno prossimo, sicuramente sì. È inutile che vada a raccontare le varie presentazioni di libri piuttosto che spettacoli, piuttosto che impegni della biblioteca Domenico Vesso Marchese sulla città di Livorno, dalla biblioteca fuori di sé che ha riscosso e sta ricottendo grande successo, dalla continuazione con due città vicine. Ma ci sono degli eventi che l'amministrazione ha voluto continuare a sponsorizzare nel senso dare un contributo, mentre altre amministrazioni hanno fatto un passo indietro. Noi siamo contenti e orgogliosi di continuare a farlo, di dare un contributo importante a Strada Gran Paradiso, perché penso che ne valga la pena, è anche un modo per, anzi è un modo per valorizzare il nostro territorio. Il territorio non è solo il territorio di Livorno, ma intendiamo un territorio che va proprio, come dice il nome, al Gran Paradiso, quindi da Bosco Nero a Ceresole Reale, al parco nazionale di Gran Paradiso. Noi continuiamo in questa attività che alcuni comuni come noi ci credono, altri non hanno preferito non insistere su questo progetto, noi ci crediamo, l'abbiamo anche rilanciato e siamo soddisfatti che questo progetto continui. Abbiamo anche riscoperto quest'anno quella bella iniziativa da cui tanti cittadini, anche naturalmente tanti cittadini che sono arrivati da fuori canavese, dalla provincia di Torino, dall'ex provincia di Torino, ma alcuni anche da fuori provincia, che alla scoperta della felicità, o felicità come che dir si voglia,
dove questo evento simpatico che si è svolto naturalmente non solo a Rivarolo ha così contribuito a rendere diciamo così più vivace alcune domeniche, alcune giornate canavesane. Abbiamo portato quest'anno due eventi importanti che sarà la prima volta a Rivarolo, di cui siamo orgogliosi del lavoro fatto. Abbiamo portato il concerto della banda della Marina Militare, ma ancora di più, e pensiamo di riproporlo il prossimo anno, perché ha avuto un successo importante sia di partecipazione di concorrenti che sono venuti anche da fuori nazione, dalla Svizzera e dalla Francia, che è il concorso nazionale degli attacchi. Ha avuto veramente un ottimo successo e quindi pensiamo di riproporlo anche il prossimo anno, sia per la valenza sportiva ma anche per la valenza culturale e turistica che ha offerto. Quest'anno per la prima volta abbiamo, grazie naturalmente all'interagito con il gruppo del GRAP di Pasquaro e la nostra amministrazione, in modo particolare l'assessore alle frazioni che si è impegnata a portare per la prima volta il carnevale delle frazioni. Pensiamo di avere l'assessore di riproporlo per il prossimo anno. E un altro evento per la prima volta a Rivarolo è stato il concerto lirico che si è svolto in frazione Alesignano. Questi eventi, in modo particolare il carnevale, il concerto lirico ed altri eventi portati in frazione, stanno a significare l'attenzione e l'interesse che la nostra amministrazione ha nei confronti delle frazioni cittadine. Attenzione che si è dimostrata ancor più proprio in questi ultimi giorni con le luminarie natalizie, dove per la prima volta anche quasi tutte le frazioni, vero assessore, quasi tutte le frazioni hanno avuto così la loro illuminazione, le loro luminarie natalizie, cosa che prima non era mai avvenuta. Dico una cosa di cui sono abbastanza orgoglioso, perché ho respinto più richieste di circhi che chiedevano di venire a Rivarolo naturalmente per poter fare il loro spettacolo nella nostra piazza mercato, piazza Bollette. Ho respinto più richieste perché avevo fatto una promessa, una promessa a un gruppo di ambientalisti, di animalisti, che quando c'è stato l'ultimo circo nel 2014 che è venuto a Rivarolo con animali, l'avevo contestato. Naturalmente questa iniziativa del 2014 era partita già precedentemente, prima del nostro inizio di attività, quindi naturalmente non abbiamo potuto rifiutarci. Quindi avevo promesso che il prossimo circo sarebbe stato un circo senza animali, e così è stato. Alcuni mesi fa a Rivarolo c'è stato appunto questo circo senza animali, che mi dicono che abbia ricevuto un buon successo di partecipazione del pubblico. La nostra Villa Vallero continuerà a essere, come è stata in questa parte finale dell'anno, un punto strategico per quanto riguarda la cultura, dove andremo, l'assessore alla cultura ha già in mente alcune belle iniziative che pian piano andremo nel corso dell'anno a presentare, proprio con esposizioni di mostre piuttosto che eventi che avranno le sale espositive di Villa Vallero come fulcro centrale dell'attività. E poi saranno tante le attività che la cultura ha in mente. Proprio questa mattina già stava delineando le linee guida, adesso è presto per dirlo, ma sicuramente quanto prima avrete notizie di tutti gli eventi culturali che si svolgeranno in città. Quest'anno dal punto di vista ambientale è stato un anno direi tranquillo e sereno. Non abbiamo ancora avuto i dati dall'ARPA in riferimento all'ultimo rilevamento con la centralina che nel mese di giugno è stata posizionata nel cortile delle vecchie scuole elementari, ora parcheggio, però anche in riferimento a quelli che erano così gli anni scorsi con le attenzioni particolari nei confronti della centrale biomassa, naturalmente noi continuiamo ad attenzionarla, continuiamo ad avere un'attenzione particolare per quello che è quell'impianto, però devo dire che per fortuna non abbiamo avuto nessun tipo di criticità. Per quanto riguarda l'attività sportiva e le attività e le nostre diciamo così, strutture sportive, sono strutture sportive che sono di buon livello, ma
hanno bisogno di continua manutenzione, mi riferisco in modo particolare al centro polisportivo dove c'è l'attrazione maggiore che oltre il campo di calcio è la nostra piscina. Proprio in questi giorni abbiamo stanziato una cifra considerevole per andare a sostituire entrambe le caldaie della piscina, che ormai sono obsolete e non è più sufficiente una manutenzione di tipo ordinario o straordinario. Ma andremo a fare un'operazione ancora diversa, andremo a modificare e a razionalizzare tutto quello che è l'impianto, la struttura di termica dell'impianto della nostra piscina. Devo ringraziare tutte le varie associazioni sportive a qualsiasi livello che stanno ottenendo grandissimi risultati, li leggiamo, li scrivete voi continuamente sui vostri giornali, risultati importanti che le nostre associazioni sportive, i nostri sportivi stanno ottenendo, segno che non solo ci sono dei buoni atleti, vuol dire che c'è una dirigenza importante, gli allenatori, dei dirigenti bravi che sono in grado di fare di formare questi ragazzi. Quindi ringrazio tutti i nostri dirigenti sportivi, tutte le famiglie che seguono gli atleti e tutti naturalmente gli atleti che fanno sport nella nostra città. Ha avuto un ottimo successo la seconda festa dello sport organizzata al parco del Castello Malgrà dall'Associazione degli Amici del Castello, un successo che naturalmente ci auguriamo venga ripetuto, sarà ripetuto il prossimo anno. Il commercio cittadino, al di là di qualche criticità che noi tutti conosciamo, continua a essere un polo di attrazione, un'attrazione nei confronti della nostra città. È un punto di riferimento commerciale che lo era una volta e continua ad esserlo. L'amministrazione cercherà di dare ulteriore spazio a quelle manifestazioni che si sono rilevate più importanti e con più successo e naturalmente nel prossimo anno quegli eventi saranno riproposti e pensiamo anche di riportare nuovi eventi sempre nell'ottica di attirare di più gente in città a beneficio in modo particolare del commercio cittadino. La nostra amministrazione crede in modo particolare in quello che lo dice la storia della nostra città, crede nello sviluppo dell'agricoltura, nello sviluppo dell'allevamento, che sono ancora per fortuna e nuovamente attività fiorenti in città, e cercando di dare quel sostegno all'imprenditoria agricola giovanile in modo particolare. Cerchiamo anche nelle linee guida del piano regolatore di andare a limare quelle che erano state le criticità che penalizzavano in modo particolare il mondo agricolo, cercando di venire incontro alle esigenze del mondo agricolo. Collegato al mondo agricolo ci sono delle imprese che sono delle attività agroalimentari che stanno andando molto bene nel nostro territorio. Naturalmente anche con queste attività, cerchiamo sicuramente di aiutarle per quello che è nelle nostre possibilità. Nella stessa direzione va il mercato di Campagna Amica, che in Piazza Vitisetto è nato in Piazza Vitisetto perché voleva essere una continuità con la storia di Rivarolo, ha avuto qualche criticità perché forse Piazza Vitisetto oggi è un po' nascosta, mentre nella storia negli anni Piazza Vitisetto aveva un punto di aggregazione maggiore. Quindi dal prossimo mese di gennaio, non so se proprio dal primo o verso metà gennaio, comunque da gennaio il mercato di Campagna Amica, che oggi è in Piazza Vitisetto, si trasferirà nel controviale di Corso Indipendenza. Per quanto riguarda l'industria e l'artigianato, ormai sono poche le nostre industrie, devo dire che quelle ancora in attività, e mi riferisco alla Iton piuttosto che alla Bausano, piuttosto che la Gribaldi Sale, piuttosto che la Zingola Autostatica, o ad altre attività magari minori tipo artigianale, stanno direi andando bene, alcune di esse stanno anche assumendo del personale, questo sta a significare che c'è una ripresa del lavoro e noi naturalmente non possiamo che esserne soddisfatti.
Chiudo questa conferenza stampa parlando di quelli che sono, diciamo così, delle spine al nostro fianco che ci hanno un pochino così condizionati l'attività fin dall'inizio della nostra amministrazione, che sono i contenziosi legali. Come ben sapete, è in via di definizione la firma di transazione proposta da Unicredit e accettata dall'amministrazione comunale in quanto, secondo noi, sicuramente conveniente, quella di chiudere tombalmente con 120.000 euro di spesa. Questa convenzione avremmo già dovuto firmarla nei giorni scorsi, non l'abbiamo ancora fatto, lo faremo prossimamente, perché con Unicredit ci sono stati qualche divergenza, in modo particolare per quanto riguarda gli spazi occupati all'interno degli stadi della Valle Susa, ma naturalmente abbiamo fatto delle controproposte proprio perché non volevamo penalizzare sicuramente nessuno, e quindi stiamo arrivando ad una definizione che accontenti di più le parti. Quindi nel momento in cui questa definizione, questa scrittura ci accontenterà appieno, andremo a firmarla, altrimenti naturalmente no. Penso che siamo ormai arrivati ad una buona soluzione. L'altro problema grosso, l'altra spina nel fianco della nostra amministrazione, è il lodo ASA. A febbraio, come sapete tutti quanti, anche il comune di Varolo, che aveva intenzioni diverse, è stato costretto ad accettare poi la proposta di andare a fare ricorso. Attendiamo l'udienza, che è stata spostata per metà febbraio, ma nel frattempo non trascuriamo la possibilità di perseguire, ove ci venissero dati gli strumenti economici e finanziari per farlo, la transazione che avevamo già concordato in precedenza con il professor Ambrosini. Va proprio in questa direzione l'incontro che ho avuto recentemente a Roma al MEF insieme al ragioniere Farina con il viceministro dell'economia Baretta. Siamo arrivati a fine maggio finalmente al termine dell'obbligo della procedura dell'interdittiva antimafia. Dal fine maggio non abbiamo più da ottemperare quella procedura, quindi stiamo lavorando. Non so se voi ne siete accorti, ma sicuramente i nostri uffici se ne sono accorti, come se ne sono accorti, e anche l'amministrazione. Ci permette di essere più veloci e più snelli nelle procedure che ci hanno condizionato in questi primi tre anni di amministrazione. Penso che per concludere, nel prossimo anno finalmente, nel prossimo anno, potremo raccogliere i frutti e i sacrifici degli sforzi fatti in questi tre anni e mezzo di amministrazione, che si tradurranno ovviamente in migliori servizi per tutti i cittadini. Sono stato abbastanza nei tempi, non mi resta che ringraziarvi per il lavoro che avete svolto, che svolgete a favore dei cittadini, per le notizie che date sempre fresche ai nostri cittadini, sicuramente un'opera importante che voi fate, quindi vi ringrazio per cosa avete fatto e vi ringrazio per cosa farete anche nel prossimo anno e nei prossimi anni. Auguri per un buon 2018 a tutti, a voi, alle vostre testate, ai vostri direttori di giornale.